Siamo a Piombino questa volta per assistere alla demolizione dei due camini della centrale termoelettrica che domina il paesaggio di questa parte di Toscana per fare di nuovo spazio alla natura. Andiamo a cominciare. La centrale termoelettrica di Piombino è entrata in funzione nel 1977 e ha prodotto energia elettrica fino al 2012. Nel 2015 è stata definitivamente dismessa e da quel giorno è iniziato un processo che porterà quest'area a diventare da un luogo appunto prevalentemente industriale a un luogo dedicato al turismo e alla preservazione della natura. La centrale comprendeva quattro gruppi alimentati ad olio combustibile per un totale di 1280 MW. Ovviamente demolire un impianto di questo tipo presenta diverse criticità di carattere ambientale che comportano appunto la necessità di procedere con molta cautela e molta attenzione. In ogni caso, i progetti prevedono che nel giro di pochissimi anni si arriverà ad avere quello che si chiama appunto il green field, cioè nel vero senso della parola il prato verde, da cui poi ripartire per collocare alcune attività di carattere ricettivo, quindi turistico, ma soprattutto preservare le aree umide e dargli valore che circondano appunto questo sito. Qui intorno infatti abbiamo diverse paludi che ospitano diverse specie di uccelli e una biodiversità molto molto preziosa che va assolutamente tutelata. Ad operare l'abbattimento dei camini ovviamente sarà la Nitrex, i nostri amici della Nitrex, e come faranno per tirare giù questi due colossi alti ben 195 metri? Beh, faranno più o meno come si fa con un albero, andranno a rimuovere con l'esplosivo appunto un cuneo alla base in modo che le due torri in maniera sincronizzata si ribalteranno e andranno ad adagiarsi, per modo di dire, in aree predisposte per accogliere le loro macerie che poi verranno, come sempre, smaltite in accordo con la normativa per quel che riguarda il riciclo di tutti i materiali. Come del resto poi tutti i materiali che fanno parte degli impianti della centrale, che con molta attenzione in questi mesi sono stati separati e avviati al riciclo. Come abbiamo detto, questa zona, nonostante la presenza di diversi insediamenti industriali, ricordiamo che a Piombino abbiamo l'acciaieria che comunque è in via di ristrutturazione, ma anche altri stabilimenti come Dalmine. Comunque questa zona rimane una zona a fortissima vocazione ambientale, c'è una ricchissima biodiversità che va tutelata anche in occasione di questa demolizione. Quindi saranno previste, prima dello sparo vero e proprio, cariche dissuasorie che faranno sì che gli uccelli si possano allontanare dalla zona e non venire in nessun modo danneggiati dalla demolizione vera e propria. È stata affrontata anche la questione del contenimento delle polveri, inserendo delle cariche all'interno di grandi piscine che solleveranno un'enorme nuvola di acqua nebulizzata che cercherà di contenere la polvere che si solleva dal sito nel momento in cui le torri toccheranno terra. La riqualificazione dell'area, ma soprattutto l'abbattimento dei due camini, sarà un enorme passo avanti per quel che riguarda la tutela dell'ambiente, ma soprattutto la rivalutazione del paesaggio. Non dimentichiamo che i due camini, con la loro altezza, erano visibili da tutto il circondario, dalla città di Piombino, ma addirittura dall'Isola d'Elba nei giorni più limpidi. Come sempre, Nitrex ha concluso le attività preparatorie e le attività di caricamento dell'esplosivo con ampio anticipo. Quindi a questo punto possiamo andare a riposare
e ci vediamo domani mattina verso le 10 per lo sparo e per vedere come andrà a finire. Ed ecco che i camini non ci sono più. Questa volta la demolizione non è andata solo bene, è stata addirittura un capolavoro e io non ho potuto fare a meno di dirlo ai nostri amici della Nitrex e dirgli appunto che è stata la demolizione più spettacolare, più bella e anche meglio riuscita di tutte quelle che hanno fatto nella loro lunga carriera. Non ci sono più i camini, è cambiato il paesaggio, probabilmente in meglio, anche se abbiamo sentito diverse voci di persone che abitano in zona che si sono dette anche un po' rammaricate del fatto di perdere un segno, un landmark che li ha accompagnati per tutta la loro vita. In ogni caso di segni alti qui in giro non è che ne mancano, perché qui di fronte a me ci sono 6 pale eoliche giganti e ne seguiranno molte altre. Come avete potuto vedere all'interno del video, non ci sono le riprese ad alta qualità che accompagnano di solito i nostri racconti, perché abbiamo preso l'impegno, e dobbiamo rispettarlo, di mantenere riservate queste riprese che verranno poi utilizzate per montare un documentario che racconterà la storia della rinascita di questo territorio. Le immagini che abbiamo inserito nel video, che riguardano proprio il momento della demolizione, le abbiamo recuperate dal web, quindi vogliamo ringraziare tutti gli amatori che in qualche modo sono riusciti loro stessi a documentare e ci hanno dato la possibilità di riportarvi quei momenti. Ragazzi, da Piombino è tutto. Io per oggi mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci!